Wow, grandi amici del tubo, ben ritrovati qui sul canale Switch Music, ragazzi, ben ritrovati con un nuovo episodio della My Career. Dopo l'ultimo scioccante quasi episodio dove abbiamo scoperto che veramente Justice è sul mercato, cazzo, io spero che non venga ceduto, non sono solo voce di corridoio, ma è la verità. Oggi sto registrando subito dopo questo video perché non vedevo l'ora di vedere come andrà avanti. Oggi abbiamo tante novità da vedere. Allora ragazzi, cominciamo da qui oggi dalla schermata del miglioramento. Andremo a comprare uno di tiro del palleggio, uno di agilità, uno di regia e uno di difesa. Un po' di tutto. Andremo a spendere 5.800 VC, che sono un bel po', ma ne abbiamo 7.000 e passa, quindi ce li possiamo assicuramente permettere. Dovremmo arrivare come minimo al generale 70, secondo me. E così è, difatti addirittura 71. Bene, abbiamo scollinato sopra il 70 e questa è sempre una cosa molto positiva. Siamo andati a mettere, adesso vi faccio vedere qui le nostre scarpe, quelle che ci hanno regalato Zoom Hurricane. Qui vedete quelle bianche, poi rosse da trasferta. Non che siano una gran cosa, però comunque ce le hanno regalate, quindi cazzo, schifo non fanno. Adesso contratti sponsorizzazione. Come avete visto nell'ultimo episodio, abbiamo l'offerta in sospeso da Gatorade e Mountain Dew. Allora, so che la scenetta lì in aereo ha detto che la Mountain Dew è il super figo top. Immagine del sito, maglietta Mountain Dew, esultanza di Russell Westbrook da 3 e cartellone Mountain Dew. Maglietta Gatorade, doppie doppie, potenziamenti Gatorade, pubblicità Gatorade TV. Lo so, però Gatorade come si fa? Dai, Gatorade, assolutamente, accettiamo l'offerta. Sì, mi dispiace, ma Gatorade è Gatorade, Mountain Dew può accompagnare solo, ragazzi. Può accompagnare solo. L'altra novità di oggi, ragazzi, è che andremo a aumentare la nostra difficoltà in Superstar. Prima c'era una difficoltà personalizzata, che adesso cambiando purtroppo non c'è più. Spero di non aver fatto una cazzata. Vediamo com'è Superstar a livello 71. Non dovrebbe essere niente di tale, visto che l'anno scorso ci giocavamo senza problemi. Vedete che abbiamo cambiato un po' l'outfit, abbiamo la maglia dell'Orange Juice, abbiamo rimesso la tuta perché ci sta. Oggi ragazzi, dopo aver fatto la palestra che vi tralascerò, andremo a giocare contro i San Antonio Spurs. Quindi una partita molto molto tosta, let's go. Ci siamo ragazzi, pronti per la palla 2, siamo tornati al United Center finalmente dopo un bel po' che eravamo in giro, se non sbaglio, adesso forse mi ricordo male. Guardate che bella la divisa bianca, quella che due di voi praticamente indossavano al Games Week, fantastici. Prima azione della partita, siamo in campo ovviamente titolari, siamo marcati da Kawhi Leonard e dovremo marcare probabilmente Danny Green, due clienti sicuramente non facili qui, mamma mia Wade, mamma mia che roba, primi due per lui. Justice, sì, primo segnale di Orange Juice, ragazzi, rispondiamo subito alle critiche con un... Ma dai, Robin Lopez, Cristo Santo. Ho sbloccato un cartellino, signori, nel frattempo ci buttiamo dentro con la moto a schiacciare. Non sono riuscito a vedere che cartellino era. Mamma mia, press uguale mostro, quarto punto per noi. Non lo so qual era, cazzo, vabbè, lo vedremo dopo. Se l'avete letto scrivetemi nei commenti. Recuperata, no, Cristo. Infazione di campo, sì così, 19, dai, sono gasato. Mio rimbalzo, si parte in transizione. Si parte proprio forte in transizione, qui palleggio, sto tiro finta, palla dentro per Mirotic. Che palla canestro questa, assist più 5. Dai così, questa nuova difficoltà, invece che metterci in difficoltà, mi pare che ci sta esaltando. Veniamo cambiati ragazzi, molto presto oggi, con 4 minuti e 8 da giocare nel primo quarto. Mi pare un po' strana questa cosa, rimaniamo fuori, iniziamo però il secondo quarto in campo. 3-8-2-5, mamma mia, più 13, 38 punti nel primo quarto con gli Spurs. Ma, ok. Oh, raga, pallacanestro c'è proprio, manuale della pallacanestro. Tieni Justice. Sì così Orange Juice. Andiamo, assist, terzo già. Oggi, non so, sono gasato, potremmo fare una doppia, ve lo dico, mi sembra la partita giusta. Rimbalzone anche a... Wade, tieni qua. No, ma vai... Ma magari che culo grande. Non è proprio il suo tiro questo, diciamo così. 45-28, signori. Time out Spurs, non ho capito per quale motivo l'hanno chiamato adesso. Non vorrei che stessimo giocando già una difficoltà maggiore di Superstar. L'abbiamo diminuita? Non lo so, raga.
Juice bloccato, signori, con questo canestrino e fallo che ci regala il più 21. Mamma mia, mamma mia, Oran Juice oggi più punti che assist per ora. Eccolo qui attivato, andiamo subito a prenderci Justice. 4 punti e 6 rimbalzi per noi, cioè raga, 4 punti, scusatemi, 6 assist per noi, vedete un po'. E subito il furto, subito il furto. Dove sono? Dove sono? Dove sono? Va bene, dai, la do a Wade. Che schiaccia, volevo alzarla per me, ma comunque arriva Wade. Allora, via con la schiacciata. Madonna, li stiamo ammazzando gli Spurs. Eccolo il pick and roll, Oran Juice. Eccolo il pick and roll, tagliamo dentro, andiamo subito noi. E noi andremo a tirare i tiri liberi. È strano avere me dall'altra parte del pick and roll, però fatto sta che adesso voglio prendere... Ah no, lo tiro il computer, mi fido? Mi fido. Ok, posso cambiare adesso? No, non mi fanno cambiare. Che palle. Vabbè, allora fammi 2 su 2. Dai, computer. No, Cristo, no. No, vabbè, così è illegale. Cioè, raga, è veramente illegale così. Oh, ci stiamo divertendo oggi con questo Oran Juice. Ci stiamo proprio fottutamente divertendo con Oran Juice e gli Spurs, che non so per quale motivo fanno la sparring partner alla nostra prestazione assurda, signori. Finisce così il nostro primo tempo, ragazzi, 6-1-4-8, beh, più 13, diciamo che si poteva fare anche meglio. Ci hanno cambiato un minuto e mezzo della fine, ho premuto subito X perché io sono, vabbè, ho sempre fretta di premere. Un primo tempo veramente fenomenale per noi, perché l'Oran Juice questa volta finalmente è stato sfruttato come si deve. Vediamo di fare lo stesso nel secondo tempo. Cominciato da qualche secondo il terzo quarto, ragazzi, siamo in campo come sempre titolari, ormai quasi quasi imprescindibili. 9 punti, 6 assist e 2 rimbalzi in un primo tempo veramente eccezionale. Alla fine 9 punti non sono neanche tantissimi, però abbiamo fatto giocate veramente veramente carine. Stiamo dietro a Danny Green, qui dietro a noi in questo senso, rimbalzo e scappiamo via. Oddio, non volevo passarla, ok. Oh, ricominciamo da dove avevamo lasciato, mi pare. Settimo assist per noi, la doppia doppia sta per diventare realtà. E non mi ricordo quale contratto, forse quello Gatorade, proprio appena firmato, ci dava dei DC extra per la doppia doppia. Fatto sta che abbiamo 9 punti e 7 assist. Speravo in un fallo, invece ci torniamo a casa con 2 punticini. Fanno 11 per noi, 10 punti in aria, tutti da sotto li abbiamo segnati, a parte un tiro libero. Ritorniamo a più 17, che è la distanza giusta, vista la partita di oggi. Qui che bella azione, i classici San Antonio Spurs. Altro rimbalzo in attacco e altro canestro. Vabbè, signori, vabbè, ma che ve lo dico a fa? Partitone, rimbalzo in attacco, canestro su Kawhi Leonard questa volta. Prima su Tony Parker, questa volta su Kawhi Leonard, molto molto più difficile. 13° punto per noi, 8 assist anche, e qui ci prenderemo 2 punti. No, meno male, però Mirotic fa fallo. Veniamo cambiati, ragazzi, 5 minuti e 32 alla fine del terzo quarto, molto presto. Vediamo se rientriamo, sì, a 3 secondi dalla fine più 15. Vediamo se Miss ci segna da metà. Si è visto subito chi entrava. Si era visto subito. Non fatemi incazzare che adesso devono rimontare per forza. 8-9-7-7 a fine terzo quarto. Eccoci qua, inizio quarto quarto. Adesso sarebbe bello mettere subito un po' di Oran Juice nella partita, non solo nel primo tempo ma anche nel secondo, per dare un po' il tono giusto a questa partita. A few moments later. Ok, ragazzi, meno 6 per gli Spurs. Vi avevo detto che sarebbero rientrati, quindi adesso ci giochiamo la partita, ed era l'unica cosa che non dovevamo fare. Dal più 25 siamo riusciti a farci rimontare, un po' per colpa nostra ovviamente, un po' per colpa delle simulazioni, ma ci sta Justice, questo è il tuo tiro, dai, allontanali per bene, bravo Giustino, più 9 di nuovo. 7 minuti da giocare abbondanti, però non saranno per niente facili. Eccoci qua, ragazzi, a cagarsi addosso in questi ultimi 5 minuti. Meno 2 San Antonio Spurs. L'avevo vista da quella tripla là, l'avevo vista da quella tripla a metà campo, che la partita sarebbe andata male. Adesso Justice si prenderà un tiro di merda. No, glielo impediamo, giochiamoci un pick and roll con Robin Lopez. La buttiamo dentro, bella palla, schiaccia Robin Lopez. Dai, andiamo avanti a macinare. Un assist dalla doppia doppia, signori. Mirotic, 2 assist fila, prima doppia doppia in carriera, più 6, voglio coronarla con una vittoria a tutti i costi, a tutti i costi. 13 punti, 10 assist per noi, 4 rimbalzi anche ad arricchire la nostra partita. Non ci credo, un altro rimbalzo in attacco, non ci credo.
stiamo prendendo rimbalzi veramente a caso oggi, 9-8, 9-8, tiri liberi fondamentali, questo dovrebbe entrare, invece non entra. Oh, quest'anno veramente i tiri liberi sono odiosi, rilascio perfetto e guardate quanti rimbalzi deve fare prima di entrare, 9-9, 9-8, 14 punti per noi, siamo in marcatura su Manu Ginobili, siamo alla rimessa, meno 4, 1 minuto e 6 da giocare. Ve lo ripeto per la quarta volta, ve l'avevo detto, rimessa per Justice, andiamo subito a prenderci la palla, non mi frega un cazzo dello schema, non me la dà Justice, palleggio, ero solo, meno male che segnato, meno 2, grande partita per Justice, anche se ha un po' peccato, no, 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 così, Wade con la stoppata, Wade con la stoppata, palla nostra, tieni Justice, ok, però adesso me la torni, Mirotic, sì Mirotic, sì Mirotic, sì Mirotic sul nostro assist, 107 a 106, ci gasiamo giustamente. Ok, palla in mano ragazzi, potrebbe essere l'attacco che decide la partita, siamo marcati sì da Kawhi Leonard, diamola a Justice, non esagerare Justice, questo è un bel palleggio questo tiro, però devi segnarlo, era il tiro più facile della tua partita, ultima azione per gli Spurs. Attenzione ragazzi, ultima azione, non facciamoli tirare da tre. Non facciamoli tirare da tre per nessuno. Justice, che cazzo fai? Madonna santa, cosa sta succedendo? Non farlo tirare da tre, ti prego. Ok, palla persa e ce ne andiamo con una vittoria. Fallo, ma chi se ne frega. Ce ne andiamo con una vittoria dallo United Center. Dopo essere stati sopra di 25, finiamo la partita probabilmente sul più 4 dopo questo 2 su 2 di Justice. 106 a 110. Punteggio finale, grande vittoria, prima doppia doppia in carriera per noi signori, 14 punti e 11 assist. Intervista dopo partita che ci chiede quante vittorie di misura aiutano, sì, le vittorie sì sì assolutamente, ogni volta che vinciamo in questo modo diventiamo più squadra e poi iniziamo la partita a vedere cosa abbiamo fatto nel modo corretto per vincere, assolutamente ogni vittoria aumenta il team building. Oh, can you talk more about your adjustments in the league? What I mean is, how do you handle the outside world? The endorsements, the requests, staying in shape? No, non voglio tracanare Mountain Dew, soprattutto perché non ho firmato con loro e ho firmato per la Gatorade, quindi non tracanare. Oh, well, you know, I just try to live simply and do the things I enjoy doing. Eccoci qua di ritorno dal menu sul menu principale ragazzi, sul nostro court. Allora, oggi non sono successe grandi scene, diciamo, nessuna scena con Justin, nessuna novità. Vediamo se qualcosa dai messaggi. Attenzione, attenzione, un sacco di messaggi importanti. Bruce, ho ricevuto nel mail da Gatorade, molto bene. Ok, evento di beneficenza il 14 dicembre e anche un'email da Footlooker che ci dice primo gennaio. Cazzo, primo gennaio? Minchia, Xavier Cross. Press, ricorda, niente più patatine. Lo so. Vediamo che c'è da dirci Ronnie. Ok, Press, ci sei. Hey Ronnie, what do you want? L2. What? Voleva che ti dicessi che secondo lui stai destinato a guidare i Lakers verso tanti titoli. Ridiamo. Con le risate di così, visto che non si sa cos'altro dire. Ogni modo, la prossima che sei da queste parti andiamo a cena e facciamoci qualche selfie. Certamente ci sta Ronnie, bene bene bella, ci sta ci sta. Direi che per questo episodio possa essere tutto, nel frattempo che ci stiracchiamo nel gioco, ci stiracchiamo anche noi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, dicevo, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, un bel commento per dirmi cosa ne pensate di questa serie, cosa vorreste vedere, magari non lo so, magari qualche tipo particolare di video sulla carriera, fatemi sapere, che ne so. Iscrivetevi al canale per seguire il resto della serie e tutte le altre serie che trovate in descrizione assieme ai miei social e importante lo shop per le magliette NBA e ci rivediamo domani con un nuovo video. Bella!